Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi nuovo spacchettamento che non faccio da tanto tempo ed è un video di spacchettamento da un sito che mi ha contattata per inviarmi, insomma, delle cose creative da testare e da provare insieme a voi. Il sito di cui sto parlando si chiama BBCraft e ve lo lascio qui anche giù nell'info box. In modo che insomma cliccateci sopra e andate un po' in giro e vedete un pochino le cose che hanno, perché sono veramente veramente bellissime e i prezzi sono anche giusti e non eccessivi. È un sito che ha davvero tantissime cose creative e la spedizione è stata abbastanza veloce, e addirittura quando mi stava per arrivare il pacco mi è arrivato un messaggino che mi stava comunicando che aveva preso in carico la spedizione. Quindi, per quanto riguarda la spedizione, top. Poi ho già aperto il pacco, però come vedete non ho potuto vedere nulla perché è impacchettato veramente veramente bene. Mi hanno fatto scegliere tre o quattro cose, adesso non mi ricordo precisamente perché è passato un po' di tempo da quando le ho scelte, e quindi le scoprirò insieme a voi. Mi ricordo qualcosina perché l'ho presa e appunto mirate, perché volevo fare dei lavori con voi nuovi, perché voglio iniziare di nuovo. Spero a creare qualcosina però di diverso. Allora, apriamo. Io adoro questa carta, così la posso poi schiacciare e mi rilasso. Ok, penso che non ci sia niente che si può rompere, però la prudenza non è mai troppa. E quindi mi hanno veramente impacchettato, devo dire, benissimo. Allora, sbirciatina, metto di fianco e vi mostro man mano. Allora, guardate come sono belli impacchettati. Allora, vediamo che c'è qui. Il trapanino. Ok, cioè addirittura è di nuovo impacchettato, cioè è fantastico. Allora, questo è un trapanino che avevo già preso precedentemente da internet, però non mi sono trovata per niente bene, quindi ho sfruttato l'occasione e ho detto: vediamo un pochino se questo è buono. È il trapano manuale per praticamente forare le creazioni in resina o comunque forare qualsiasi cosa. E questi sono le sue viti. Vedete? Ha varie viti. Poi che vi mostro? Questi. No, vabbè, ragazzi. Questo è un altro prodotto che ho scelto. E sono dei ganci di metallo che spero non si arrugginiscano, devo testarli. Perché quando prendi le cose, diciamo, di bigiotteria, si arrugginiscono sempre e diventano nere, specialmente se poi le vendi, è brutto se poi rimangono, se poi col passare del tempo si anneriscono, si ossidano. Allora, questi sono i gancetti e questi sono tutti i ganci che adesso non si vedono perché c'è la plastica. Non avevo mai carino il packaging, dovrò farci qualche card per l'agenda. Questi qua di metallo, e adesso vi dico perché li ho presi. Sorpresa! Li ho presi per questo. Voglio vedere che cos'è. Anche questo incartato separatamente dal resto. Questo qui è una cosa che ultimamente mi stava abbastanza interessando, perché ho visto su Facebook. Questa cosa è una cosa che volevo da tempo, che ho visto appunto da altre creative su Facebook, e mi sono sempre chiesto come facessero a fare queste cose che adesso vi dico, e ho capito, e quindi ho anche in questo caso sfruttato l'occasione per fare questa nuova cosa. Allora, questo qui adesso io non so come si chiama precisamente perché non me lo ricordo, però vi dico che cosa serve. Questo serve praticamente a incidere il metallo. Quindi ho preso questi, anche se forse sono troppo piccoli, però poi ne prenderò degli altri. Sono dei timbrini con le lettere dell'alfabeto, vedete? Ci sono tutte quante le lettere, dovrebbero esserci anche i numeri. Sì, fatemi vedere un po'. Sì, ci sono anche i numeri per scrivere sul metallo. Questi però sono in stampatello, perché non ce n'erano in stampatello, c'erano vari set praticamente. E questo, da quello che ho capito, si mette qui, si dovrebbe in qualche modo stringere per non farlo cadere. Sì, però
Poi si va a mettere in senso ovviamente giusto sul metallo e si va a battere con un martello. Dovrebbe questo stampino praticamente incidere il metallo. Credo che ci siano degli incisori anche elettrici, non vorrei sbagliarmi perché questo adesso è un nuovo mondo, però siccome ho visto parecchi braccialetti, parecchie... come posso dire, parecchi ciondoli in metallo con le scritte personalizzate, tipo per esempio si fanno i braccialetti per i bambini, si fanno tante cose personalizzate. Mi piacerebbe fare queste cose perché le vedo più sfruttabili. Poi, ultima cosa che ho preso da questo sito sono questi qui, spettacolari, no? E sono mi dimentico sempre come si chiamano, i bezel, mi dimentico sempre ragazzi come si chiamano, bezel comunque dovrebbero essere, quelli appunto per la resina UV, che adesso mi sta molto molto piacendo, anche perché è molto più rapida nell'utilizzo, e tra l'altro la vedo sinceramente anche più utile a livello di vendita, più proficua rispetto alla resina normale. Perché sono cose più, diciamo, portabili. Oddio, sto facendo macello. Eccoli. No, vabbè, ma guardate proprio la scatolina, tutto quanto. Bellissimo, questo sito è fantastico. Allora, ce ne sono di vari tipi. Abbiamo il gufetto. Ve ne mostro alcuni perché sennò veramente non finiamo più. Una foglia, una stella, il coniglio. Potrei fare delle creazioni di Pasqua bellissime. Cosa abbiamo altro? Ah, la campanella. Una campanella? No, mi sembra più una specie di supporto per un uccellino. Di una campana, non lo so, così. La farfalla, no, ce l'ho proprio fantastici. Questo ce l'abbiamo già. Il quadrifoglio, se riesco a togliere la stellina. Eccolo. Vedete, sono tantissimi. La coppa, ma no, questo dovrei regalarla a qualche mio amico. Ho qualche mio amico, guardate, Juventino. Poi un pianeta, e ce ne sono veramente, veramente tantissimi. Il cuore, la luna, un rombo, c'è anche un filo che non c'entra niente. Ok, togliamolo. Ma questi potrei fare degli orecchini. No, vabbè, ragazzi, fantastici. Guardate questo tipo di profumo. È caduto, si è suicidato, vabbè. Comunque, ce ne sono tantissimi. Comunque, io farò dei video specifici su queste cose perché le voglio provare con voi. Soprattutto il timbrino, non so come chiamarlo, del metallo. E niente, insomma, voglio provarlo insieme a voi. Scusatemi se a volte non so bene i termini, però sono cose nuove anche per me. Io vi consiglio ancora di andare su questo sito così le persone che mi hanno mandato queste cose saranno molto felici e quindi magari me ne manderanno anche degli altri, non lo so se vedranno che vi piacerà questo video. Io vi mando come sempre un grosso bacio, mi raccomando iscrivetevi al canale, mi raccomando seguitemi perché farò dei video specifici su queste cose che mi sono arrivate, su questi oggetti. Io vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao da me e da lui.